Oggi siamo qui per parlare del nuovo prodotto di investimento lanciato con il decreto legge rilancio, articolo 136, con l'obiettivo di contribuire alla ripresa economica dell'Italia. Si tratta del PIR, Piano Individuale di Risparmio Alternativo, che si affianca ai PIR già sul mercato, ma con alcune differenze che andremo a valutare e ad analizzare insieme a Paolo Langer, presidente di IPB, Associazione Italiana Private Banking, che ringraziamo per la disponibilità. Dottor Langer, Grazie. perché questo PIR alternativo può dare un contributo alla ripresa? Allora, direi che questo PIR alternativo ha delle differenze sostanziali rispetto al precedente PIR normale e crediamo che possa essere uno strumento valido per apportare nuovi capitali alle piccole e medie aziende italiane non quotate. L'importante è non quotate. Perfetto. Oltre al discorso delle PMI non quotate, cioè rispetto al PIR tradizionali, investe in PMI non quotate. Quali sono le altre differenze? Allora, direi una differenza sostanziale è nell'aspetto quantitativo, nel senso che i vecchi PIR si poteva sottoscrivere fino a 30.000 euro all'anno per 5 anni in esenzione fiscale. Invece qui è stata alzata la soglia a 150.000, si può investire 150.000 all'anno per 10 anni e anche questo in esenzione fiscale. Nel momento in cui uno dovesse smettere o riscattare, evidentemente che pagherà l'imposta del 26%. Quindi investono almeno il 70% del patrimonio in piccole e medie imprese non quotate, Esatto, allora. mentre le tradizionali, i classici PIR, devono investire il 70% in PMI quotate, Votate. giusto? E solo il 5% può essere investito in non quotate, nei Il tradizionali. 5% del 70%, sia azioni, sia obbligazioni, sia strumenti di debito anche non bancari. Sia finanziamenti, cioè diciamo che andiamo a toccare tutta una serie di strumenti finanziari completamente diversi da quelli dei PIR precedenti. Dei PIR tradizionali e Sì. comunque con una concentrazione del 20% per singola Cioè società. il massimo che può essere investito su una singola o società o strumento è del 20%, a differenza dei PIR tradizionali che era il 10%. Visto che queste differenze, il PIR alternativo si rivolge a un investitore devoluto. Esatto, direi che si rivolge prima di tutto a un investitore con un profilo di rischio medio-alto, con un orizzonte temporale maggiore, perché evidentemente arriviamo fino a 10 anni, deve essere lo strumento inserito in un processo di consulenza finanziaria che il cliente deve avere e poi il cliente non può avere solamente questo strumento, deve avere una diversificazione di portafoglio che gli consente di avere anche questo strumento. Quali sono, diciamo, le I caratteristiche? vantaggi. Sì, allora, prima di tutto, la prima importante, che è uguale a quella dei PIR precedenti, è il beneficio fiscale, cioè se lui se lo tiene per 10 anni è esente da qualsiasi tipo di imposta. La neutralità fiscale è non solo per quello che riguarda le rendite, ma anche per quello che riguarda l'imposta di donazione e di successione. Questo direi sicuramente è una cosa importante. Anche la Scusi? decorrelazione dai mercati, credo che sia Sì, un'altra poi ci sono differenza. altre due cose. Primo, quello che accennava lei, la decorrelazione dei mercati. Questa decorrelazione, diciamo, nei mercati ha invece un piccolo svantaggio che evidentemente che è il liquido. A differenza dei PIR normali che investono in strumenti quotati
e quindi sono liquidi, questi sono strumenti non quotati e quindi chiaramente sono strumenti di sua natura illiquidi. Diciamo che gli strumenti di questo genere sul mercato ne esistono già, dai fondi di private equity, fondi di private debt, ce ne sono già una certa tipologia. Il discorso dei peer alternativi è quello proprio di focalizzare il 70% dell'investimento su una particolare tipologia d'azienda che è la medio piccola. La ringrazio molto. Prego. Arrivederci. Arrivederla. Buongiorno.